ancora una serata con la calibreria per la rassegna Calibri d'autore, e stasera abbiamo due grossi calibri. Accanto a me lo scrittore professore Rino Garro. Buonasera e benvenuto a Soverato. Grazie molte, grazie a chi ci sarà. E come amico dialogante del professore Garro, Salvatore Curcio, il procuratore di Lamezia, stasera in versione proprio ragioniamo su un libro. Sì, in anomala come presenza, ma l'amicizia, l'affetto e la stima che mi legano a Rino e a tutta la sua famiglia, insomma, fa sì che questa mia presenza sia un atto più che dovuto. E noi abbiamo raccolto da fonti non ufficiali il motivo di questa amicizia, anni universitari. Sì, gli anni fiorentini, gli anni 80, un modo sicuramente diverso di fare l'università e di vivere l'università rispetto ad oggi, anche perché all'epoca gli Atenei calabresi di fatto non esistevano o operavano in misura estremamente ridotta, con un numero appunto limitato di facoltà, e quindi la frequentazione dell'ambiente fiorentino, che non è un ambiente facile in cui inserirsi, ma la frequentazione dell'Ateneo, delle strutture dell'Ateneo, ovviamente hanno cementificato quei rapporti tra calabresi, come nella classica tradizione degli emigranti. Diciamo. In riferimento al libro, il dottore Curcio, appena arrivato, ha detto al professore Garro: è tutto appostato, che è una frase, un must di questo libro. È tutto appostato, è l'idioma che ripete sempre Carminuccio e Mario al ristorante di Manchester, e che diventa un leitmotiv del libro stesso, se vogliamo. E professore, un libro che si apre ai sogni, ai viaggi, all'amore, è un libro che ha tante porte. Assolutamente. Qualcuno in altre presentazioni mi dice che questo personaggio è un personaggio un po' depresso, oppure che non ha trovato ancora il suo centro, il che è vero, però ecco, ha in sé tutta una serie di capacità di superare momenti di difficoltà, comunque di amarezze, come per esempio può succedere a coloro i quali, avendo studiato, avendo conseguito una laurea, poi non riescono a trovare un lavoro adeguato al percorso di studi che hanno svolto. E però questo appunto non impedisce, nonostante il momento difficile e nonostante appunto ci sia tutta una schiera di amici che insomma vivono male, vivono guadagnando pochi soldi, riescono ad andare avanti, però ecco appunto c'è questa situazione che riflette in qualche modo ancora oggi, perché il libro sembra abbracciare un arco di tempo temporale molto ampio. Ancora oggi troviamo appunto ragazzi, che giovani laureati, che devono in qualche modo prendere in considerazione l'idea di espatriare. Professore, lei con una prosa intrigante e anche rapida descrive e racconta alla gente, e tante persone hanno letto questo libro. Allo stesso modo ci potrebbe raccontare com'era il dottore Curcio da universitario? Guardi, il dottor Curcio da universitario era la persona più spassosa che abbia mai conosciuto, capace di essere simpatico. Noi avevamo anche, diciamo, in qualche modo amori calcistici un po' diversi, però ecco, devo dire che il dottor Curcio, che chiamo amorevolmente qui Salvatore, mio amico, è una persona veramente squisita, molto pacata, però appunto capace di illuminare le nostre serate, che passavamo anche così in maniera molto semplice, o a casa sua o a casa nostra, e quindi diciamo che un ricordo straordinario, così come ce l'ho del padre, che è appunto una persona veramente molto simpatica. E qui siamo nella pineta della Calibreria, che svolge un'opera culturale eccezionale. Possiamo dire anche alla Calibreria: all right, compà. Assolutamente sì, dove questo compà, che apparentemente sembrerebbe non avere alcun nome, no? Se non il compà, sembra un aggettivo, no?
In realtà il compà è colui il quale in qualche modo in questo romanzo rappresenta la persona che cerca di superare le difficoltà. Non è il classico emigrato, non si parla di emigrazione degli anni 60-50, è colui il quale possiamo dire un cervello in fuga, forse, comunque uno che ha una professionalità da spendere. E questo compà significa, contiene in sé tutti i nomi delle persone che cercano di sbarcare il lunario, comunque di trovare un centro della propria esistenza. Possono chiamarsi Pasquale, Antonio, Salvatore, Rino, Giorgio. Inaugurato il nuovo sportello PUE, punto utente evoluto dell'INPS di Kaulonia Marina in via Brooklyn numero 2. Una cerimonia semplice alla presenza di numeroso pubblico arrivato anche dai centri vicini. Annesso al PUE anche l'ambulatorio decentrato del Centro Medico Legale di Reggio Calabria. I locali sono annessi a quelli del Centro per l'Impiego. Il servizio informativo è gestito mediante l'impiego di un dipendente messo a disposizione dal Comune di Kaulonia. Grande soddisfazione espressa dal sindaco di Kaulonia, Franco Cagliuso, che ha inteso ringraziare i dirigenti dell'istituto per la disponibilità dimostrata. È il caso di ricordare che lo sportello di Kaulonia subì una drastica interruzione a seguito dei provvedimenti di licenziamento emessi dall'istituto nei confronti di 5 dipendenti, in conseguenza delle indagini Kaulon Beige, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri. Le indagini dei carabinieri della locale stazione accertarono che in più occasioni il personale INPS in questione venne notato lontano dal posto di lavoro, chi presso qualche bar, chi presso la propria abitazione, presso autolavaggi o istituti scolastici. Inevitabile la cessazione delle attività dell'ufficio che serviva prevalentemente gli utenti dei comuni del circondario, da Roccella Ionica sino a Pazzano, destando sconcerto negli oltre 40.000 utenti che vi facevano riferimento. Il ripristino dello sportello di Kaulonia è stato salutato con orgoglio dalle autorità presenti, a partire dal direttore generale regionale, ingegner Giuseppe Greco, dalla dirigente INPS provinciale, dottoressa Elisa Spagnolo, dal coordinatore medico legale regionale, professor Giuseppe Licordari, dal presidente comitato provinciale INPS di Reggio Calabria, Michele Brilli, ma anche dal consigliere regionale, Salvatore Cirillo. Un grande servizio alle comunità dell'Alto Ionio Regino, in particolare degli utenti delle vallate dello Stilaro e dell'Allaro. Siamo con il dottore Greco, che ha voluto farci fare una diretta, ecco, proprio sul luogo di lavoro. Ecco, sta avvenendo una simulazione di misura di contribuzione, stato di contributivo del cittadino. Ecco, siamo nella stanza, il front office con l'utenza. Esattamente, siamo al front office con l'utenza. Lei ha detto che stiamo facendo una simulazione, in effetti non essendo oggi in assoluto la prima volta che attiviamo questo sportello, non abbiamo ancora quel flusso di utenza che siamo certi ci sarà nei prossimi giorni, e quindi abbiamo approfittato della presenza di un cittadino che era venuto per l'inaugurazione, che sta comunque chiedendo di poter avere visione del proprio stato contributivo. Questo sportello, come vediamo, utilizza almeno le ultime tecnologie, perché si ottiene il servizio completo pur se l'operatore che risponde all'istanza del cittadino si trova collocato fisicamente a distanza. Ora, se ci si avvicina, si avrà la possibilità di vedere che è possibile ottenere direttamente il servizio. L'operatore che sta rispondendo in questo momento si trova presso la struttura centrale di Reggio Calabria. La signorina sta chiedendo il servizio. Il signore al suo fianco è un operatore messo a disposizione dal Comune di Kaulonia, che assisterà per quanto riguarda l'accompagnamento dell'utente allo sportello telematico. Verrà assistito appunto dall'operatore comunale. Dopodiché l'interlocuzione avviene direttamente, come vedete, anche con la salvaguardia della privacy, perché quello che la signorina sta raccontando
e chi le sta raccontando l'operatore di Reggio Calabria non è ascoltato dall'operatore comunale, quindi abbiamo credo realizzato tutte le condizioni necessarie per poter dare un servizio che sia un servizio completo e sicuro. Potrebbe apparirci strano affidare il destino, la vita, la vivacità di una città a un santo vissuto tantissimi anni fa, in un contesto completamente diverso dal nostro, che è complesso, moderno e per tanti aspetti inedito. E invece, una volta di più, siamo a dirci che noi abbiamo bisogno di un santo patrono, abbiamo bisogno di San Vitaliano come città. Perché in lui abbiamo, con semplicità ma anche con tanta decisione, un messaggio chiaro che ci fa bene ascoltare almeno una volta all'anno, quando lo mettiamo al centro della nostra attenzione facendo festa con lui. E il messaggio è molto chiaro. Per vivere la nostra vita e poter realizzare una collettività, una città che sia veramente una città coesa e solidale, bisogna avere un ideale comune, un ideale forte, forte come lo aveva San Vitaliano, così forte che non si è piegato neanche di fronte alle calunnie o di fronte alle persecuzioni che lui può aver avuto e che l'ha portato ad avere questo grande prestigio in mezzo alle persone. Ecco, allora l'invito che vi faccio una volta di più in quest'anno in cui ci apprestiamo a celebrare di nuovo questa solennità per la nostra città, una festa, un momento di gioia, facendo festa al nostro santo patrono, a riunirci, a partecipare al pontificale della mattina oppure alla processione della sera che vedrà presente anche il nostro sindaco, proprio perché insieme vogliamo testimoniare il desiderio di essere una città che si abbia fondamenta solide, fondamenta su principi che davvero possono aiutarci a costruirla sempre più bella e accogliente. Cresce la spesa dei turisti stranieri in Italia, lo rileva Banca Italia, secondo cui lo scorso aprile il saldo della bilancia dei pagamenti ha registrato un avanzo di 1,4 miliardi, in aumento rispetto allo stesso mese del 2022. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia e quella dei viaggiatori italiani all'estero hanno registrato lo stesso aumento, pari al 32%. Nel primo trimestre 2023 la spesa degli stranieri in Italia è aumentata del 30% rispetto all'anno precedente e quella dei viaggiatori italiani all'estero del 41%. Nel confronto con il periodo pre-pandemico, entrambi i flussi si sono collocati su livelli superiori a quelli osservati nello stesso periodo del 2019. Dal 1996 la Banca d'Italia realizza un'indagine campionaria sul turismo internazionale basata su interviste e conteggi di viaggiatori residenti e non residenti in transito alle frontiere italiane. Per la stima del numero di viaggiatori internazionali, le informazioni raccolte con le indagini vengono integrate con dati amministrativi e di telefonia mobile. L'Unione Europea è il primo produttore di vino al mondo, con il 45% della superficie viticola mondiale. Questo settore ad alto valore aggiunto è vitale per molte regioni rurali europee, genera milioni di posti di lavoro e contribuisce in modo significativo alla bilancia commerciale dell'UE. Tuttavia, uno studio della Commissione Europea sull'impatto del cosiddetto regolamento SUR sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede un calo della produzione di uva dovuto agli effetti della riduzione di tali prodotti, stimato al 18% in Spagna, al 20% in Italia e al 28% in Francia. Dallo studio emergerebbe che la produzione di uva non è una coltura essenziale per la sicurezza alimentare europea e che una diminuzione della produzione di vino in Europa sarebbe irrilevante. Decisa la reazione delle associazioni di rappresentanze italiane, francesi e spagnole che rivendicano l'importanza del vino in Europa parlando di un atteggiamento inaccettabile. Secondo le associazioni dei tre paesi, con queste affermazioni viene ignorato l'enorme contributo economico, sociale e culturale del settore vitivinicolo in molte regioni dell'Unione Europea. L'appello è, quindi, rivolto agli Stati membri e agli eurodeputati perché prendano una posizione chiara sul tema.
Il commercio marittimo cresce ancora e continuerà a farlo, secondo le previsioni, anche nei prossimi anni. Le imprese italiane esportano ed importano con le navi il 40% delle loro produzioni, con un valore aggiunto per l'economia del nostro paese che supera i 50 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati del 10° rapporto annuale Italian Maritime Economy, intitolato Porti, Shipping e Logistica al centro dei nuovi scenari del Mediterraneo. 10 anni di analisi, dati e riflessioni sulla competitività del settore e sul ruolo dell'Italia, presentato a Napoli da SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa San Paolo. Massimo De Andreis, direttore generale SRM. Abbiamo visto e osserviamo per esempio che il commercio mondiale continua a crescere in modo stabile, che c'è un processo di regionalizzazione della globalizzazione che pone più al centro il Mediterraneo di quanto non fosse 10 anni fa. Questo ci fa dire che ci sono delle opportunità importanti per i porti italiani e in particolare anche per i porti del sud Italia, che hanno questa vocazione che era già preesistente ma che diventa ancora più strategica di essere degli hub energetici, che è la grande sfida del futuro. I porti italiani, trainati dal Mezzogiorno, guidano il paese verso i mercati internazionali. Giuseppe Nargi, direttore Campania, Calabria e Sicilia, Intesa San Paolo. Abbiamo avuto chiaro lo scenario dentro il quale una banca si può muovere, uno scenario che vede il Mediterraneo al centro delle nuove rotte, un scenario che prevede un ruolo chiave del Mezzogiorno con un sistema portuale estremamente variegato. La banca oggi mette a disposizione risorse importanti in accompagnamento a quelle previste nel PNRR e quindi sicuramente crediamo che anche in una fase molto complessa come quella che stiamo attraversando, queste aziende e questo Mezzogiorno possa avere assolutamente le possibilità di poter continuare un percorso di recupero che è già in atto da diversi anni. In Italia le persone in eccesso di peso sono più di 25 milioni, 6 milioni sono obese. Un trend in preoccupante ascesa che coinvolge sempre di più i bambini, specie dopo la pandemia. Ne ha parlato in un'intervista all'Ital Press il professor Silvio Buscemi, ordinario di nutrizione clinica all'Università di Palermo e presidente eletto della Società Italiana dell'Obesità per il triennio 2025-2027. Sono dati sicuramente allarmanti. Se vogliamo, nel mondo ci sono circa 700 milioni di persone obese. Questo è il risultato di un impatto sfavorevole che è il cambiamento dei tempi, delle organizzazioni, anche cittadine, dei sistemi di vita, hanno avuto sulla nostra salute. E dico sulla nostra salute perché dell'obesità ne dobbiamo parlare come di una malattia. È una malattia oramai riconosciuta sempre più. C'è un tema molto importante che è quello dell'obesità infantile. L'obesità infantile è notevolmente rappresentata. Negli ultimissimi anni c'era stato un leggero trend favorevole che ci lasciava ben sperare, ma purtroppo con l'epoca Covid, chiamiamola così, questo trend è ripreso il trend sfavorevole di prima. Si sono fatti passi indietro. Si sono fatti sicuramente dei passi indietro. Quindi l'obesità infantile è certamente un problema importante. È certamente un problema importante perché i bambini obesi di oggi saranno quasi certamente obesi nel futuro se non facciamo qualcosa. Con tutto quello che ne deriva a livello, appunto, lei faceva una correlazione stretta tra l'obesità e le varie malattie che possono. Ma sì, noi abbiamo riscontrato nei bambini un'elevata frequenza di steatosi epatica, per esempio, il fegato grasso, no? Che è una patologia sicuramente emergente, di ipertensione e oltre tutto nei bambini, negli adolescenti. Il diabete dell'adulto cominciamo a vederlo già in questa fascia di età, nei ragazzini anche predisposti. Quindi è certamente una grave emergenza, una emergenza che deve vedere in primo luogo pronti a prevenirla, attrezzati a prevenirla. Questo non sono soltanto i medici che lo devono fare, è il sistema organizzativo, amministrativo, politico, sociale, famiglie e scuole, e anche lì si è aperta una voragine. Noi abbiamo fatto un po' delle attività nelle scuole e quando guardiamo i genitori di questi bambini, sono gli adulti di oggi già devastati da questa ondata di obesità. Il seminatore è una parabola che
ci rappresenta benissimo il modo di essere e di operare di Gesù. Notiamo immediatamente che questo seminatore è generoso, in negativo potremmo dire che è anche un po' sprecone. Getta la semente dappertutto, anche sui terreni da cui non ci si può aspettare alcun frutto. Sembra un po' un lavoro assurdo. In effetti, di nuovo, è ciò che capitava al tempo di Gesù. Lui seminava il Vangelo, la buona notizia, gli scribi rifiutavano il suo insegnamento, l'immagine della strada che non accoglie il seme, la gente accoglieva, sì, il suo messaggio, ma in maniera molto superficiale, il terreno sassoso, i parenti e i compaesani di Nazareth che erano preoccupati del bene della famiglia e dei compaesani, le spine. Dunque, dice Gesù, se non c'è frutto, non è colpa del seme e non è neanche colpa del seminatore, ma è colpa del terreno. E anche il terreno buono, notiamo, può produrre in maniera diversa. Gesù ci racconta appunto del terreno che produce il 30 per 1, il 60 per 1 oppure il 100 per 1. È evidente che in questa pagina del Vangelo, oltre la parabola, qui si parla di persone. Cioè Gesù spera che anche i terreni peggiori possano migliorarsi, possano diventare terreno buono. E tutti coloro che vogliono assomigliare a lui fanno lo stesso, diventano loro stessi seminatori di questo seme dappertutto. Ecco perché Gesù parlava di conversione e la richiedeva da parte di tutti, sia coloro che in qualche modo già sono terreno buono e possono diventare il 100 per 1, sia coloro che invece non portano frutto. Quei tre rischi che Gesù ha intravisto a suo tempo sono i rischi che corriamo anche noi, persone del XXI secolo, di fronte al suo Vangelo. Primo rischio, farci rubare la parola di Dio, farci rubare la fede, farci rubare la speranza, l'immagine della strada. Sappiamo che oggi riceviamo tanti messaggi, a volte anche contraddittori, ci confondono, ci riempiono di dubbi, ci domandiamo ma dov'è la verità? Tanta gente che parla e che poi si mostra altamente incoerente, non fa ciò che dice. Oppure noi non capiamo, non riusciamo a capire il messaggio del Vangelo perché non riusciamo a capire la sua validità, la rilevanza per la nostra vita di ogni giorno. Ecco il primo rischio. Secondo rischio, la mancanza di costanza, l'immagine dei sassi. Ascoltare e accogliere quel seme è faticoso. Occorre tempo, occorre disponibilità, occorre apertura al nuovo, non una volta, non un giorno, ma ogni giorno. Cioè la capacità costante di guardare la nostra vita, a ciò che facciamo, ai nostri atteggiamenti, alla luce della parola di Gesù. Terzo rischio, le preoccupazioni, l'immagine dei rovi. Abbiamo tante cose da fare, tanti impegni e poco tempo. Gesù diceva a Marta, ve lo ricordate? La quale era agitata da tante preoccupazioni per accoglierlo in casa sua. Diceva, una cosa sola è necessaria, la sorella Maria ci è di esempio.